Lui è Crostino, un meticcio di 6 anni. Lui è stato trovato 2 anni fa ed era in condizioni disastrose, quasi non si riconosceva che era un cagnolino, perché un'infezione dermatologica gli aveva tolto completamente il pelo e quindi era ridotto a croste. Da qui il suo nome Crostino. E poi è stato curato con tutte le cure del caso e tanto tanto amore qui al canile. È tornato come nuovo, è un cucciolo dolcissimo, un rubacuori, ha 6 anni ma sembra piccino piccino, è socievole, va d'accordo con le persone e con i suoi simili. Lui da quando è qui è stato riempito d'amore, però ovviamente per lui cerchiamo una famiglia che possa coccolarlo, amarlo e viziarlo come merita. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Senti un buon bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è. Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te ancora un po' più in là. Questo piccolo cagnolino forse è stato abbandonato addirittura perché aveva questo piccolo problema alla pelle, che ormai è solo storia passata, e chi l'ha adottato evidentemente non voleva nemmeno perdere tempo per curarlo. È davvero una cosa terribile, ma io devo dirvi, sono decenni che mi occupo di animali abbandonati, di animali in difficoltà, ma ogni volta rimango stupita e senza parole per le storie terribili delle quali vengo a conoscenza. Sicuramente l'adozione di Crostino è una cosa importante, perché questo cagnolino di piccola taglia è già ormai da tanto tempo in canile, sta benissimo, è bello, dolce, carino, la volontaria dice che è rinato, ma cosa aspettate? Poi un cagnolino così piccolo può davvero essere il vostro compagno in ogni momento della giornata, nel senso che lo potete poi sempre portare con voi. Io vi consiglio davvero di dare una casa al piccolo Crostino, telefonando subito al rifugio al 331-2363-603, oppure come al solito scrivete a portami a casa @ dallapartedegliani.it.